quante volte entrando in un patronato o passeggiando lungo mare vi è capitato di vedere un calcetto? Ma conoscete veramente le regole? Oggi, insieme a Riccardo, Mattia e Davide, cercheremo di capire come si gioca e come è nato il calcio balilla. Ciao a tutti, mi chiamo Riccardo. Oggi mi spiego le regole del calcio balilla. Il calcio balilla, detto anche biliardino, è un gioco che simula la partita di calcio, in cui i giocatori manovrano in un tavolo da gioco apposito con le fonde naturali, rami dalle bare, le sagome dalle piccole calciatori, chiamati omini. Cercate di colpire con essi una pallina per spingere nella porta avversaria. La pallina era realizzata in pratica con un diametro dai 32 ai 34 mm. Lo scopo del gioco è fare il gol e l'avversario. Le principali regole sono 7. Regola numero 1. Chi segna primo 8 gol vince la partita. Regola numero 2. Ogni 7 gol si cambia campo. Regola numero 3. A sorte si decide chi vince il gioco. Regola numero 4. La pallina si lancia al centro del campo. Regola numero 5. Le palline successive andranno a chi ha subito gol. Regola numero 6. È possibile passare la palla tra omine di stecche diverse e anche della stessa stecca per un massimo 10 secondi. Dopo questo tempo bisogna tirare, se no si commette fallo. Regola numero 7. Se l'ultimo passaggio prima del tiro tra due omini della stessa stecca, si commette fallo e si passa la palla all'avversario. Chi tira in porta facendo girare la stecca più di 360 gradi commette a farlo. Non si possono battere le stecche, può essere fonte di distrazione. Il pallonetto non è consentito. In un caso un giocatore commette a farlo, se la pallina passa all'avversario sarà concessa la regola del vantaggio. Nel caso in contrario verrà messa al centro del campo. L'eventuale gol sarà annullato. Le origini di un calcio balilla salgono al periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale, ma purtroppo non si conosce con certezza l'autore. Il primo calcetto italiano sarebbe stato costruito da un artigiano di Pozzi Bonzi nel 1937. Oggi il calcetto è diffuso in tutto il mondo ed è considerato un vero e proprio sport. Il nome italiano calcio balilla deriva dal nomignolo del giovane patriota genovese Giovanni Battista Perazzo, detto Balilla. E anche per oggi il nostro video si conclude qui. A presto, buona partita di calcetto.